Bene, è un piacere sentire da un italiano, insomma, che l'Italia è ai primi posti. Per esempio, Mario Draghi non può dirlo, insomma, con tutta la buona volontà, invece Alessandro ha potuto dirlo. Darei la parola adesso a Raffaele Lorusso, segretario della Federazione Nazionale della Stampa, che ci spiega come è andata finora e come si spera che vada da oggi in poi. Buongiorno, intanto grazie per l'invito. Ma io credo che, come dire, in apertura sia doveroso dare atto del fatto che se siamo arrivati ad un punto, non dico di svolta, ma comunque di forte discontinuità rispetto al passato, questo è stato possibile perché rispetto al passato al Ministero della Funzione Pubblica c'è una ministra che crede nella funzione essenziale per i cittadini dell'informazione e della comunicazione. Guardate, il fatto che la legge 150 sia stata emanata nel 2000, quindi 17, 18 ormai, 18 anni fa, è che per 18 anni non sia successo sostanzialmente nulla, anzi in quei 18 anni noi siamo stati anche costretti a rivolgerci alla magistratura amministrativa, al Consiglio di Stato, ma non per arrivare alla sottoscrizione di un contratto, ma semplicemente perché fosse sancito il principio che, essendo il sindacato dei giornalisti un sindacato unico unitario, il sindacato dei giornalisti aveva pieno titolo a rappresentare i giornalisti al tavolo dell'ARAN, perché questo era un principio che non veniva accettato né dall'amministrazione né pure dalle altre sigle presenti al tavolo. Quindi, diciamo, ci fu una sentenza credo nel 2008 o 2009, adesso non ricordo, con la quale il Consiglio di Stato, come dire, sgombrò il campo da quello che non so se fosse un equivoco, non credo fosse un equivoco, sicuramente era un pretesto per non affrontare un problema. Noi siamo arrivati quindi già nel 2016 a un atto di indirizzo importantissimo dal nostro punto di vista della ministra Madia, che ha detto chiaramente che appunto occorreva nell'ambito della contrattazione per il pubblico impiego provvedere all'istituzione di nuovi profili per la informazione e la comunicazione pubblica. Quindi, questo è chiaro, andava nella direzione che, già intrapresa dal governo e dalla ministra, che poi si è tradotta appunto, direzione che si è tradotta nell'adozione del Freedom of Information Act italiano. Quindi è stato questo sicuramente un passo in avanti molto importante. E siamo arrivati quindi, non senza difficoltà, perché, come dire, ferma restando la volontà politica da una parte e ferma restando anche quello che ha deciso la magistratura dall'altro, come dire, intavolare un confronto su questi temi in sede di contrattazione è stato tutt'altro che semplice, ma non per mancanza di volontà dell'amministrazione, quanto, come dire, per poca disponibilità, ecco, da parte di altri soggetti che siedono al tavolo, ad affrontare questi temi e soprattutto ad accettare il principio che ci possano essere dipendenti pubblici che sfuggono, come dire, a quella che può essere una classificazione tradizionale, quindi a un inquadramento poi sindacale tradizionale, perché poi, volendo, come dire, tradurre in termini molto più pratici, il problema è sempre quello delle deleghe, no? Quindi questo, come dire, è stato superato, non senza difficoltà, bisogna dare atto all'ARAN e al suo presidente di appunto aver introdotto nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale pubblico per il prossimo triennio, aver introdotto, quindi aver gettato le basi per l'istituzione di questi nuovi profili. Chiaramente l'ARAN, come dire, è vero che quando parliamo di legge 150 noi parliamo della preistoria, però l'ARAN, come dire, giusto che sia, ha dovuto tener conto di quello che è il quadro normativo vigente, non è potuta andare oltre. Il quadro normativo vigente è quello di una legge, che ripeto, è ormai preistoria, nella quale si tengono fortemente distinti, come
distinte da una parte la comunicazione e dall'altra la informazione. Sono due attività per la legge 150 completamente diverse. E quindi è chiaro che l'articolo 95 del contratto risente di quella impostazione. Tuttavia, qui ha ragione Sergio quando dice che bisogna, come dire, nell'attività di classificazione che dovrà seguire a questa impostazione, lavorare non perché, non credo sia possibile farlo sul piano contrattuale, cioè non credo sia possibile, come dire, superare la legge attraverso un contratto, per quanto già da parecchio tempo, cioè da decenni ormai, la pubblica amministrazione, quando si parla di contrattazione nella pubblica amministrazione, si tende, come dire, a delegificare ecco, il rapporto di pubblico impiego. Però ecco, perché è necessario superare questa classificazione? È necessario superarla perché, come dire, è già superata dai fatti e soprattutto perché nella pubblica amministrazione, quando parliamo di comunicazione, noi parliamo di un'attività che di fatto si sovrappone all'attività di informazione, se non diventando anche la stessa cosa. Voglio fare un esempio. Io mi rendo conto che quando parliamo di comunicazione in altri ambiti, la distinzione con l'informazione sia necessaria, perché non sempre la comunicazione è informazione. Penso per esempio alla comunicazione pubblicitaria o al marketing. Però quando parliamo di pubblica amministrazione, cioè la pubblica amministrazione ha l'obbligo di comunicare ai cittadini, di rendere edotti i cittadini di quelle che sono tutta una serie di attività che quindi servono anche al cittadino. Quindi la pubblica amministrazione, anche quando comunica, ha un obbligo, come dire, di verità. Ecco, se prendiamo da questo punto di vista quello che è il principale compito del giornalista, la legge professionale, poi potremmo aprire una parentesi anche sulla legge professionale, voglio dire, ha un articolo che è completamente superata anche quella, però ha un articolo che è ancora attuale e che, come dire, il pilastro della professione, e dice che è obbligo del giornalista il rispetto della verità sostanziale dei fatti. Quindi stiamo in sostanza parlando della stessa cosa. Ecco perché l'obiettivo, noi abbiamo presentato una proposta all'ARAN, l'obiettivo deve essere quello appunto di arrivare ad una figura che deve comprendere appunto il comunicatore e il giornalista, colui che fa anche un'attività di, come dire, rapporto con la stampa, che deve essere quella di giornalista pubblico. Da questo punto di vista però, ecco, non basta il contratto, è chiaro che bisogna superare, e qui, come dire, si dovrà aprire una interlocuzione col prossimo governo e col prossimo Parlamento, perché vanno superate non una legge, vanno superate due leggi. Va superata la legge 150, ma va superata anche la legge 69 del 63, che è la legge professionale. Guardate, se la legge 150 è preistoria, la legge 69 del 63 è qualcosa che, come dire, siamo all'età della pietra. Ecco. Perché? Perché la legge del 63 consente, pensate un po', ed è una legge in vigore, quindi teoricamente oggi in Italia si può diventare giornalisti, quindi si può accedere all'esame professionale con la licenza elementare. Con la licenza elementare. Quindi capite bene che stiamo parlando di un'altra storia, stiamo parlando di, come dire, stiamo veramente parlando dell'età della pietra, quindi è chiaro che da parte nostra, se c'è l'impegno a superare la legge 150 per le ragioni che sono state dette qui anche meglio di me rispetto da Sergio, c'è la necessità di superare una legge professionale che, ripeto, ha questa criticità. Questa è la più evidente, ma ce ne sono anche altre. Dal mio punto di vista è assolutamente, come dire, ormai è assolutamente impossibile continuare a ragionare sulla base di due elenchi, no? L'elenco dei pubblicisti e l'elenco dei professionisti, ma per una ragione storica che è stata superata. Nel 1963, quando Gonnella e Moro, no?
che furono i padri di quella legge, inserirono l'elenco dei pubblicisti e l'elenco dei professionisti. Il pubblicista non è sottoposto neanche ad un esame professionale, ma perché? Perché nel 63 il pubblicista andava, come dire, a fotografare la situazione di quella che all'epoca era la parte alta della professione. Il pubblicista all'epoca era il grande letterato, era lo scienziato che, come dire, esercitava anche attività pubblicistica. Nel corso degli anni quel tipo di figura si è evoluta ed è andata nella direzione completamente opposta. Oggi potete tranquillamente trovare all'interno dell'elenco dei pubblicisti anche il salumiere sotto casa, c'è di tutto. Cioè, a me è capitato anche di ritrovarmi un barbiere che mi ha chiesto: ma chi dobbiamo votare all'ordine? Ho detto: ma tu che c'entri? No, io sono direttore della rivista dei barbieri e quindi sono iscritto all'ordine. Quindi, diciamo, stiamo parlando di una professione che da questo punto di vista va completamente riformata. E ove questo non lo si volesse fare, è chiaro che poi avrebbe ragione chi ritiene che, come dire, l'organizzazione, sull'organizzazione ordinistica, non soltanto quella dei giornalisti, ma sull'organizzazione ordinistica in generale, in questo paese andrebbe aperta una riflessione che dovrebbe andare più nella direzione di quello che auspica l'Unione Europea, cioè, come dire, la liberalizzazione delle professioni sulla base, come dire, però, di bagagli culturali e quindi anche di percorsi, ecco, accademici e universitari che devono essere ben definiti. Quindi, detto questo, è chiaro, per tutte queste ragioni sarà necessario, mi auguro, col nuovo governo e col nuovo Parlamento, aprire una riflessione su questi temi e contemporaneamente però continuare a lavorare insieme con l'ARAN comunque per definire i profili nell'ambito della contrattazione pubblica, tenendo anche presenti quelle che sono, per esempio, delle specificità proprie della professione. Cioè, io mi rendo conto, per esempio, che nell'ambito della pubblica amministrazione, se devo parlare di attività giornalistica o attività di informazione, beh, io non posso prevedere, per esempio, la flessibilità, una forte flessibilità di orario. È perché ci sono delle esigenze anche di informazione che sono completamente diverse, che esulano da quella che è l'organizzazione degli altri uffici. No? Quindi dobbiamo parlare anche di questo insieme con l'ARAN. Devo dire la verità, ecco, l'importanza di comunicare e di farlo anche, come dire, dando poi ai professionisti dell'informazione gli elementi necessari per farlo. Qui la prassi supera sempre, come dire, poi la teoria, no? È stata già colta da tempo da numerosi ministeri. Cioè, noi, parlo della Federazione della Stampa, abbiamo sottoscritto accordi, protocolli d'intesa con il MIUR, col Ministero della Salute, col Ministero della Difesa. Allora, in base a questi accordi, noi, come dire, promuoviamo attività di formazione sia interna ma sia anche esterna, cioè insieme con i ministeri noi promuoviamo momenti formativi che servono, come dire, a dare ai giornalisti, a coloro che non sono dipendenti pubblici ma si occupano di pubblica amministrazione, a dare elementi corretti di interpretazione, per esempio, dei processi di formazione degli atti, piuttosto che elementi corretti per trattare determinati argomenti. Penso, per esempio, a tutto quello che riguarda la sanità. Ecco, perché questo? Perché dobbiamo anche renderci conto che, come dire, la diffusione dei social media, la diffusione dell'attività in rete, l'accesso alla rete, che, voglio dire, fortunatamente è consentito a tutti, molto spesso si traduce in una sorta di tentativo di attacco alle competenze. Penso, per esempio, a tutto quello che
avviene per esempio in ambito sanitario, a tutto il dibattito, ne cito uno solo, quello più attuale, sui vaccini, dove c'è tutta una platea indistinta di emeriti ignoranti che pretende, come dire, sulla base di quello che ha trovato non si sa dove nella rete, di dire che quello che afferma la scienza non è assolutamente vero, ma perché c'è un'altra scienza più buona, ma è più buona perché pensa quello che penso io. Ecco, questo, come dire, è un fenomeno pericoloso che da parte di chi fa informazione va, come dire, contrastato e va combattuto. E va combattuto, come dire, anche attraverso attività di formazione che appunto noi stiamo promuovendo insieme col Ministero della Sanità. Certo, poi c'è tutto il discorso, no, dell'accesso agli atti. Si è detto qui del FOIA italiano. Ecco, il FOIA italiano è sicuramente una legislazione all'avanguardia, è una legislazione che ha un impianto normativo che richiama sicuramente quello che è il FOIA per eccellenza, cioè quello americano. Però poi dobbiamo sempre fare i conti con la realtà, e qui, diciamo, il lavoro da fare è ancora tanto, perché poi c'è qualcuno che, per esempio, senza come dire, scomodare i ministeri o le amministrazioni statali, per esempio nei comuni il FOIA lo deve applicare, e allora qui cominciano i problemi, perché se io penso allo scontro in cui ci siamo trovati con un comune piccolo, ma con il comune di Roma, e se penso al regolamento che a Roma si stava tentando di applicare, poi fortunatamente quella roba lì si è bloccata, per dare attuazione al FOIA, beh, quella roba lì andava nella direzione esattamente opposta a quella auspicata dal FOIA italiano. Ne cito soltanto uno: nel caso in cui ci fosse stato un solo aspetto, ci fosse stata, come dire, la richiesta di un giornalista, quindi di ricevere un atto da rendere pubblico, si pretendeva di dare al dirigente del settore il compito di valutare l'esistenza di un interesse pubblico alla conoscenza di quell'atto. Allora, quella roba lì, come dire, va nella direzione assolutamente opposta a quella prevista dal FOIA. È una roba che fortunatamente, ripeto, si è fermata. Adesso credo sia ancora in corso un dibattito anche abbastanza serrato all'interno dell'amministrazione capitolina. Però pensate che, ecco, in tema di segreti o di atti che devono restare segreti, ecco, dal nostro punto di vista non bisogna mai dimenticare poi quello che afferma la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Ecco, la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ed è giurisprudenza consolidata, ci sono sentenze che hanno riguardato numerosi stati, dice chiaramente che quando c'è un interesse della opinione pubblica alla conoscenza di determinati fatti o anche di atti, non c'è segreto che tenga, quindi non c'è sanzione che possa, nei confronti dei giornalisti, che si possa ritenere efficace, quella sanzione è nulla. Questa è la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Dopodiché mi serve, come dire, cioè vorrei anche concludere con, non so se avete già avuto modo di guardare al cinema un film che è in programmazione in questi giorni, si chiama The Post. Guardate, quella sentenza della Corte Suprema americana contiene un principio che secondo me è un principio universale. Quella sentenza, che si riferisce alla pubblicazione di atti segreti che riguardavano la guerra del Vietnam, mandò assolti i due giornali che erano finiti sotto processo, il New York Times e il Washington Post, affermando un principio che secondo me è universale e nel quale secondo me dobbiamo tener conto sempre, sia che si tratti di pubblica amministrazione, sia che si tratti, come dire, di attività di informazione in senso ampio. La sentenza della Corte Suprema americana dice: la stampa serve chi è governato, non serve chi governa. Grazie.